Grazie Presidente. Ministro, noi non possiamo dichiararci soddisfatti da queste dichiarazioni, ma il vero problema è che non possono dichiararsi soddisfatti gli studenti, i docenti e le famiglie in una situazione in cui lei ha lanciato messaggi confusi, quando invece dopo due mesi di sacrifici ci vorrebbe chiarezza. E sicuramente è stata confusa anche la dichiarazione sulla didattica mista, che adesso lei precisa sarebbe solo per le scuole superiori, ma che fino a due giorni fa tutti pensavano si riferisse anche ai ragazzi di prima media e ai ragazzi delle scuole primarie. Non è una soluzione fattibile. È iniziata la fase 2, molte società, molte attività economiche sono riaperte e la scuola è rimasta ferma. La scuola è stata la prima a chiudere e speriamo non sia l'ultima a riaprire. Fratelli d'Italia ha fatto una proposta, cercando anche di ipotizzare una riapertura con le cautele, con la gradualità delle scuole, proprio perché Fratelli d'Italia pensa alle famiglie, ai genitori, soprattutto che hanno bambini minori che non sanno a chi affidare. Pensa alle madri che saranno le più a rischio, le donne dopo tanti sacrifici per annullare le discriminazioni sul mondo del lavoro saranno sicuramente le prime ad essere penalizzate. E ora vogliamo certezze anche e soprattutto sulla riapertura a settembre. Bisogna pianificarla ora perché bisogna assolutamente individuare spazi adatti e quindi l'edilizia scolastica e i suoi tecnici devono lavorare per questo. La didattica a distanza, evidentemente le risorse sono state stanziate ma non hanno cambiato la situazione. Non è possibile fare didattica a distanza con un computer solo e più bambini. Non è possibile tenere ore e ore i bambini di 6 anni davanti a un computer. Questa situazione acuisce le differenze sociali, mentre la scuola dovrebbe annullare le differenze sociali. Noi siamo molto preoccupati per le condizioni della scuola italiana, perché pensiamo che attorno alla scuola deve organizzarsi una nazione che immagina un futuro. Se non ripartirà la scuola, non ripartirà neanche l'Italia. Passiamo all'interrogazione numero 31520 dei deputati Zanettin ed altri concernente chiarimenti in merito